Sono a casa adesso devo pulire. Il pranzo invece ce l'ho già pronto. Meglio di così. No, ma devo pulire casa perché oggi hanno sporcato abbastanza, devo dire. Voglio vedere se riesco a passare solo Swiffer per terra, ma dubito di riuscire a passare solo quello. Niente, comunque, lavoro è andata bene, è stata una mattinata molto produttiva. Ho fatto tutto quello che avevo in mente di fare. Tantissime robe, tantissime. Come vi dico sempre, a inizio mese, fine inizio mese, ho sempre tanto da fare. E in teoria ho finito tutto e adesso ho il lavoro ordinario. Comunque quella roba lì l'ho finita tutta. Mi manca, cioè, ho il lavoro di tutti i giorni adesso e basta, insomma. Boh, fatta anche questa giornata è andata. Adesso sì, no, pulisco casa perché serve e mangio perché ho tanta fame. Pepe si è riaccomodato sul suo tappeto. Sul suo tappeto centrino, la mano che trema perfino. Stata troppo computer, mi sa, col mouse. Sì. E il tempo oggi è uggioso. Sì, adesso c'è anche uno spiraglio di sole, però fin prima pioveva. Che tempo. Pippo ha detto che dorme, non gliene frega niente di nessuno. Pepe, ciao. Cosa fai lì? Che bello. Che bello, Bubi. Quindi per oggi non ho aggiornamenti da darvi. Vi risaluto e ci sentiremo, ci vedremo nella prossima clip che non so quando sarà. E buona la pappa! Sì, ma mangi troppo di corsa! Mamma mia! Ho dato una pulita veloce, ho portato dentro un po' di legno. Anche quest'oggi bisogna fare assolutamente. In realtà, assolutamente no, perché non è freddo come ieri. Anche entrando in casa da fuori a dentro si sente caldo, perché ieri comunque è stato fatto abbastanza fuoco. Però mi sa che sarà da fare comunque perché verso sera si inumidisce tutto l'ambiente. Già verso tardo pomeriggio senti proprio la differenza. Vabbè, comunque piove. Piove. Piove e piove e credo pioverà ancora per l'eternità. No, sabato e domenica ha messo bello, però poi mi sa che pioverà di nuovo. Non so, anche al lavoro siamo un po' incasinati perché dobbiamo fare delle cose, ma finché piove, sti tizi non vengono a fare ste robe. Vabbè, quindi siamo un po'. Il meteo ci frega in tante situazioni, anche lavorative. Vabbè, ragazzi, allora avrei da lavare i piatti, ma in realtà parte della roba l'ho messa in lavastoviglie. Poi metterò anche questa tazza. Mi sto finendo il caffè latte di stamattina. Non ho aggiornamenti da darvi. Sono in attesa di un pacco di Shein, ma non so quando arriverà. Io spererei tipo entro domani, perché ci sono tutti gli adesivi per le unghie. E sono anche per questa stagione e devo rifare le unghie, vedete ce le ho corte, tutte limate, più o meno uguali, ma in realtà a mezze sono rotte, sono spezzate ad esempio quest'angolo qua non c'è più e quelle altre sì ce le ho, qua l'angolo non c'è più, vabbè, avere le mie naturali è così, so che o rifaccio subito il gel o si rompono. Vabbè, comunque le ho fatte tutte corte adesso e quando mi arriveranno gli adesivi mi rifarò. Potrei lo stesso mettere il gel intanto e poi quando arrivano gli adesivi gratto, do una passata di lima, applico gli adesivi, metto sopra il top coat e via. Potrei anche fare così in realtà, potrei preparare intanto la base e poi applicare le decorazioni. Forse. Devo preparare il pranzo, ma in realtà devo preparare non tutto il pranzo perché il riso basmati dell'altro giorno ce l'ho in frigo, è solo da condire. Devo capire con cosa condirlo. O faccio di nuovo un
un qualcosa tipo l'altro giorno con carne e verdura, così è un pasto completo, o non lo so, devo inventarmi qualcosa. Ah, avete visto ieri il gatto? Oh! Ah sì, nelle clip di prima vi ho fatto vedere il gatto. Non mi ricordavo già più. Entra, sta dentro, però cioè, urla praticamente quando miagola. C'è un miagolio che butta giù la casa. Ieri, per la prima volta, si è messo sul divano ed è rimasto lì fino a che mia mamma non si è alzata e poi è andato in cucina con mia mamma. Perché lui ha già capito che la cucina dà cibo. Cioè, lui ha già co collegato cucina uguale cibo. Cioè, lui non sa cosa sia la cucina in realtà, però ha già capito che in quella stanza c'è il cibo. Quindi ha già fatto questo collegamento. E quindi niente, ieri era rimasto un po' sul divano e poi si era alzato con mia mamma perché è sempre alla ricerca di cibo quel gatto. Pepe? Così mi sporchi tutto il cuscino con lo scoiattolino bellissimo. Pepezzo? Ciao Pepe. È comodo qua sotto, eh? Oggi, oggi, bellissimo. No, in braccio no. No, in braccio no. No. Nanna, sei furbo. Sei furbo. Non ti voglio in braccio. No, 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 no. Devo fare tante cose. Abbiamo fatto volare un po' di pelo. Guardate qua quanto pelo. No, l'avevo appena pulito. Uffa. Vado. Vado a vedere bue. Andiamo insieme. In teoria era qua prima. Eh sì, è qua. Si riposa un po' sul tappeto. Si era messo lì sul pavimento ghiacciato. Tu cosa vuoi? No, tu non esci da bue. No, no, no. Ehi, micio bellissimo. E che fai lì? Ah, sì, la zica si sta bene. Sì, agitazione, sì. Ah, che bello. Arnau? E lo fai più miau adesso? Ah, ecco. Bello. Cosa c'è? Cosa c'è? Dove vai? Micio bello. Micio bello. Vieni. Su. Bravo. Ormai questo è il tuo posticino. Che bravo. Bello. Bello, misietto. Sta bene lì? Bello. Cosa c'è? Eh? Reo! Micetto? Cucciolone. Oggi è un cucciolotto. Sì, vero? Che bello che sei! Che piedone sporco! Che bello! Pulizie importanti. Ci sono infinite donne in una. Per
4 ottobre, piove in mista neve. Io sono molto 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 felice di tutto ciò. Devo guardare dove cammino perché c'è vomito per terra. E chi si schifa a fare i suoi, perché questa è la realtà di chi ha animali in casa. Non sono, la vita non è perfetta e gli animali vomitano come noi. Ecco, biancheria stesa è qua dietro. Fuori ci sono 5 gradi adesso. In alto c'è neve, basta. Sopra i 1600 c'è neve. E va bene. In ottobre, inizio ottobre è un po' prestino, Però non è la prima volta che succede, quindi siamo in montagna alla fine. Però è un po' freddo. Sono le 5 quasi di pomeriggio. E volevo mettermi un po' a trafficare con la Nintendo, ma non so. Provo a avviare il gioco, vediamo se ho l'ispirazione di fare qualcosa. Dovete sapere che questo qua, a parte che è appena arrivato all'entrata di casa, lì nella, noi la chiamiamo bussola, inizia a far di quelle fusa allucinanti. Appena entrato, è arrivato, tac, si è messo subito sugli sgabelli. Appena entrato, cioè non è subito qua sopra. Questo è il suo posto. Vedete? Sì, è un po' umido, ma sei stato abbastanza al riparo, dai. Sì, sono un po' umido come ieri. Bravo. E ci facciamo il caffè latte. Quel latte l'hai già bevuto ieri, però. Sì, sì. Dove sei? Aspetta. Ehi. 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 Ciao. Ciao. Ciao, bel mito, ciao. È ruffiano e furbo. A lui piacciono tanto le coccole così. Così, così. Dobbiati. Senti qua. Cosa? Ruffiano sto gatto. Cosa c'è? Cosa? Cosa c'è? Cosa? Che sei matto? Che sei matto? Che sei matto? Cosa? Cosa c'è? Cosa? Sì, amore mio, sì. Sei un ruffiano. C'è un ruffiano. Sì, sei ruffiano. Sì. Sei ruffiano. Scendi qua. Cioè, questa è la vita con lui. Andiamo, musichini. È matto sto gatto. Sei un po' agitato adesso. Ti devi calmare un attimo però, Calmati un po'. Che bello. Dai, rilassati un po'. Rilassati un po'.